Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati a bordo della mia piccola Toyota Aygo che oggi si sottoporrà ad alcuni test. Infatti utilizzeremo questo sistema di diagnosi OBD2 della Kingbolen, modello K7 Smart Scan Tool bidirezionale. Significa che oltre a poter leggere quello che c'è nella centralina, su alcuni modelli di automobile si può anche inviare qualcosa alla centralina, quindi portare eventuali modifiche, eccetera. Cosa che io per fortuna e per sfortuna nelle mie macchine non posso fare, quindi un test che non farò. Ma comunque vi lascerò tutti i link per poter approfondire, vi spiegherò qualcosina. Vediamo però le funzioni normali, vediamo cosa viene dato in dotazione, vediamo di fare una diagnosi, quindi avere un report di come sta la mia macchina. Vi faccio vedere anche la sua valigetta molto comoda con all'interno alcuni accessori. Comunque vediamo tutto cambiando inquadratura perché è davvero un prodotto interessante. Vi lascerò ovviamente tutti i link anche per poterlo comprare. Eventuali codici di sconto e una schermata da questa parte con il prezzo attuale che trovate su Amazon. Prezzo attuale, ma sapete che con il passare del tempo, anche a distanza di pochissimi giorni, il prezzo può aumentare e diminuire, possono esserci offerte diverse, eccetera. Quindi guardiamo il prodotto, concentriamoci sulle sue funzioni e guardiamo come si comporta. Lo posiziono qua, così lo abbiamo pure frontalmente, riusciamo a vedere tutto per bene, ma guardiamo quindi quello che troviamo all'interno di questa scatola con cui viene venduto. Il manuale di istruzione scritto in più lingue, anche l'italiano. Sotto al manuale troviamo anche, vabbè, le solite bustine per l'umidità, alcuni adattatori perché troviamo l'alimentatore per poterlo ricaricare da questa parte, quindi in base al tipo di presa e al paese nel quale ci troviamo. Anche il cavo USB tipo C per poterlo ricaricare, ma io come vedete lo sto ricaricando con un normalissimo cavo USB collegato allo spinotto dell'accendisigari. E qua troviamo anche un altro manuale con tutti i codici per poterlo attivare, perché questo dispositivo va attivato e poi avrete 3 anni di aggiornamenti gratuiti. Non so quanto costeranno gli aggiornamenti successivi, ma eventualmente anche su questo vi lascerò alcuni link, oppure potete chiedere direttamente mandando un'email al venditore. La valigetta si richiude in questo modo, c'è il logo Kingbolen sulla parte alta e abbiamo anche una cerniera per poterlo chiudere e tenere tutto ben assicurato all'interno della stessa. Adesso concentriamoci sul nostro prodotto, quindi sul tastino superiore abbiamo questo simbolo, quindi significa che si può accendere, spegnere o mettere in stand-by. Fate attenzione perché io l'ho utilizzato l'ultima volta a febbraio, i primi di febbraio, l'ho messo in stand-by, non l'ho spento, la batteria era scarica, per fortuna così lo sto ricaricando, quindi come vedete abbiamo la batteria già al 19%, in pochi minuti si è ricaricato. Qua abbiamo anche il simbolo del wifi, l'orario, sono le 4:05 del pomeriggio e diverse icone per alcune funzioni che ora vedremo. Nella parte posteriore abbiamo anche una fotocamera che ci permette di fare delle fotografie se abbiamo un'officina, eccetera, per poter documentare quello che stiamo rilevando in base, per esempio, ad alcuni difetti per l'impianto elettrico, eccetera. Come vedete abbiamo questa impugnatura laterale che richiama un po' il battistrada delle automobili e questi due passi filettati che penso che servano per poter mettere una maniglia e utilizzarlo con una sola mano. Qua giù troviamo l'ingresso per il cavo USB di tipo C e l'ingresso per il cavo di tipo A, quindi possiamo sia inviare dei dati che ricaricarlo tramite cavo USB. Da questa parte invece non troviamo nulla, quindi a questo punto rimettiamolo qua sopra e vi faccio vedere l'unico pezzo che non vi ho fatto vedere perché è attualmente posizionato al suo posto, quindi qua, che è il dispositivo che si collega alla presa OBD e che ci permette quindi di comunicare con il nostro sistema di diagnosi. Quindi si inserisce in tutte le automobili presente questo tipo di presa, ok, emette questo suono, si accende la lucina di colore verde e il nostro dispositivo è già collegato. Per poterlo utilizzare ovviamente dobbiamo per forza avviare il motore. Quindi accendo il motore. Ok, e guardiamo quello che possiamo fare. Allora, abbiamo la prima voce negozio. Ci dà la possibilità di scaricare e acquistare eventualmente alcuni modelli, ma come vi ho detto all'inizio sono gratuiti. OBD e scansione che adesso vedremo, ripristina che ci dà la possibilità di ripristinare alcuni errori che vengono rilevati nel nostro veicolo, informazione sulla riparazione, aggiorna, quindi per aggiornare eventuali file, aggiornamenti del dispositivo, eccetera, e poi qualche altra funzione tipo file, le impostazioni che servono per fare l'aggiornamento dell'applicazione, gestione clienti, informazioni sull'officina, eccetera, perché poi viene creato un report nel quale appunto c'è scritto il nome dell'officina e tanto altro. La voce modulo invece si riferisce a moduli aggiuntivi che si possono utilizzare come accessori con questo dispositivo e non solo.
Infatti abbiamo la possibilità di fare un test della batteria, oscilloscopio, stampante, se abbiamo una stampante nel quale appunto stampare il report e tanto altro. Quindi per esempio per il test della batteria, se noi avessimo un battery test compatibile con il Bluetooth eccetera, ma anche per questo vi lascerò alcuni link, potremmo fare il test dello stato di salute della batteria, il test dell'avviamento e il test dello stato di batteria in carica. In più possiamo avere anche il rapporto, quello che vi ho fatto vedere anche in altri video con i dispositivi che fanno la diagnosi della batteria. E anche per il resto ovviamente non posso farvi vedere nulla perché non ho i dispositivi con me, ma facciamo un paio di esempi rapidi. Allora andiamo su OBD, in questo caso si sta collegando automaticamente, avete sentito il beep, con il nostro modulo che abbiamo inserito poco fa nella presa OBD. E adesso vedrete che fa una scansione e fino a quando non trova il tipo di protocollo adatto, e in quel caso si connetterà automaticamente. Ok, siamo arrivati praticamente all'ultimo, che è quello giusto. Come vedete si apre da solo, adesso avrà il tempo perfetto, è stato praticamente velocissimo. Qua abbiamo tutte le informazioni, quindi sul nostro tipo di macchina, il tipo di motore eccetera eccetera. A questo punto premiamo su ok e abbiamo la possibilità ad esempio di leggere i dati dal vivo. In questo caso sono fermo, lo sto guidando, ma vi ho già fatto vedere anche su altri dispositivi Kingbolen questa funzione, quindi faccio vedere direttamente i giri del motore, la temperatura e qualche altra cosa che posso farvi vedere da fermo. Vabbè, facciamo solo questi, diamo ok e abbiamo quindi il rapporto con il numero di giri, che io posso anche aumentare ovviamente accelerando, che avremo qua riportati. Come vedete aumenta fino a 3000 eccetera. Se non vogliamo vederlo in questo modo, come vedete abbiamo anche la temperatura, possiamo vedere dei grafici. In questo caso abbiamo i giri del motore che, come vedete, formano questa sorta di tracciato. Se io accelero, oltre ad avere il numero riportato qua sopra, avrò questa salita e questa discesa. Ovviamente più accelero più il picco sarà alto, più si ridurrà in proporzione il tutto. Guardate, in questo caso è diventato molto più piccolo perché questo picco è più alto, quindi questi si riducono. Possiamo tornare indietro e vedere per esempio la temperatura avendo lo stesso tipo di grafico, solo che in questo caso ovviamente non avremo dei picchi ma verrà riportato un eventuale innalzamento e abbassamento. Torniamo indietro, anche su questo possiamo creare un report. In questo caso, se abbiamo un'officina o anche se vogliamo scrivere i nostri dati, scriviamo direttamente i dati del veicolo e più avanti metteremo i dati della nostra officina. Quindi in questo caso ha creato già il nostro report con tutto quello che abbiamo rilevato. Verrà quindi riportato il numero seriale, verrà riportata anche la data e l'ora, le informazioni sul veicolo. Abbiamo la possibilità quindi di stampare oppure di creare un PDF. Lo salva, ci dà la possibilità anche di scaricarlo, inviarlo al cliente eccetera eccetera. Quindi abbiamo i gradi, abbiamo il numero di giri del motore, insomma quello che abbiamo rilevato durante la lettura. Questa è una semplice lettura dei dati del vivo, ma possiamo anche fare una scansione. Adesso vi faccio vedere che se io dico che voglio interrompere questa sessione, ci sarà un suono e un avviso che mi ricordano di rimuovere il modulo, perché se sono nell'automobile di un cliente rischio di dimenticarlo nella sua macchina. Ok, quindi in questo modo ci ricordiamo di toglierlo. Adesso facciamo invece una scansione. In questo modo abbiamo un sistema più approfondito per poter vedere come sta la nostra macchina. Abbiamo diversi modelli, io ho una Toyotina, però voglio vedere, per esempio facendo la scansione in automatico, dovrebbe trovarlo, ma insomma con queste macchine un po' vecchiotte solitamente non riesce. È comparsa la conferma che si è connesso di nuovo al modulo Bluetooth, quindi collegato alla presa OBD. Vediamo se riesce a riconoscerlo, solitamente non ce la fa. Sulle macchine più moderne però non ha alcun tipo di problema, si connette subito e rileva automaticamente il modello. In questo caso mi sa che dovrò, infatti non è riuscito perché la macchina è un po' vecchiotta. Vi faccio vedere lo storico, quindi clicchiamo su storia Toyota, abbiamo un report risalente al 17 marzo, e questo invece del 2 febbraio verso le 10 meno un quarto di mattina. Allora guardiamo questo che è il più recente, si sta riconnettendo al modulo Bluetooth e abbiamo la possibilità di vedere il report con il solito problema che non ho mai fatto sistemare, quindi con uno dei sensori della velocità su una delle quattro ruote della mia macchina che ha qualche problema. Ok, come avete visto ho impiegato meno di un minuto perché qua in alto abbiamo l'orologio, erano le 4:05, adesso sono le 4:06. Adesso abbiamo quindi il nostro report, possiamo vedere tutto quello che ci interessa. Vi faccio vedere ovviamente qualcosina, quindi clicchiamo sulla prima voce.
In questo caso sta leggendo quello che c'è nel report e mi informerà appunto della presenza di alcuni errori e alcuni problemi nella mia autovettura. Quindi abbiamo praticamente tutto a posto, tranne qualcosina. Vediamo, per qualcosa mi dice che c'è un errore, per qualcos'altro invece mi spunta un punto esclamativo. Vediamo di cosa si tratta. Ok, abbiamo un errore. Andiamo a guardare di cosa si tratta. E come dicevo, uno dei sensori su una delle quattro ruote ha un problema che è riconoscibile da questo numero, quindi un codice C123-7. E abbiamo questo punto interrogativo che nel caso in cui fossimo connessi col wifi, io in questo momento non lo sono, mi direbbe direttamente di cosa si tratta, altrimenti mi avvisa che non c'è alcuna connessione. Però se io voglio posso anche creare un report pure in questo caso e qua avere sempre lo stesso tipo di file che mi dà il tipo di problema, tutto a posto, tranne questo. Cliccando anche qua mi spunta scritto di cosa si tratta. Adesso torniamo indietro e guardiamo la voce ripristina. Per tutte quelle autovetture che hanno questo tipo di funzioni, o comunque se c'è qualche problema, eccetera, possiamo eventualmente intervenire e fare alcuni tipi di aggiustamenti. Io nella mia macchina, fra tutte queste cose, praticamente non posso fare nulla, ma possiamo per esempio anche togliere l'avviso per il service, quindi per il tagliando dell'automobile, e tanti altri tipi di errori. Se abbiamo per esempio un avviso per qualche malfunzionamento, ma noi già abbiamo una prenotazione in officina per risolvere il problema, se abbiamo un dispositivo come questo possiamo rimuovere l'avviso. O se avete un'officina meccanica e il cliente ha già prenotato e non vuole che l'avviso compaia, allora potete rimuoverlo dalla sua macchina, ma comunque il problema persisterà. Quindi torniamo ancora indietro, guardiamo qua informazioni sulla riparazione. In questo caso abbiamo diverse informazioni che ci danno la possibilità sia di leggere eventuali codici OBD, l'elenco della copertura, un apprendimento per poter capire bene come fare le cose, ma anche una calcolatrice. Con File Manager possiamo entrare all'interno delle varie cartelle, quindi vedere eventuali fotografie che abbiamo scattato tramite la fotocamera e tante altre cose. Da qua possiamo vedere anche lo spazio di archiviazione rimanente ed essendo un dispositivo Android abbiamo la possibilità di regolare eventualmente la luminosità, portarla al massimo con dei colori più brillanti, ma anche regolare eventualmente il volume. Possiamo attivare e disattivare il Bluetooth, possiamo fare anche uno screenshot, registrare lo schermo, ruotarlo. Oppure, come vi ho detto poco fa, possiamo aprire la nostra fotocamera, che è obiettivamente anche una risoluzione buona. Per quello che si deve fare, riesce a fare una fotografia decente. In questo caso, come vedete, riusciamo a vedere anche i dettagli del mio stereo impolverato, però riusciamo a leggere anche le piccole scritte, quindi tutto sommato, diciamo, si vede bene. Proviamo anche a scattare una fotografia. Ok, foto scattata, vediamo com'è venuta. Ok, ovviamente non serve fare delle foto ricordo, foto di matrimoni, eccetera, però guardate, si vedono tutti i dettagli e anche questa piccola scritta qua in basso, quindi riesce a riportare comunque fedelmente tutto quello che ha fotografato. E con la schermata del report sulla mia macchina, con questo problema che forse non riparerò mai, vi saluto. Come avete visto, è un dispositivo che funziona bene, come tutti gli altri dispositivi che vi ho fatto conoscere fino ad ora di questo marchio. Anche quelli di altri marchi hanno funzionato bene, ma questi King Bolen hanno una marcia in più. Questo in particolare ha questa funzione bidirezionale, quindi in entrata e in uscita, che però io non posso farvi vedere perché la mia macchina è vecchiotta, quindi ho bisogno di una macchina moderna. Quasi quasi ne compro una nuova per farvi vedere i video. Ragazzi, cosa dire? Voi se volete sapere tutti i vari funzionamenti, approfondire ovviamente tutto in un video non si può dire, andate nel link, andate a dare un'occhiata perché troverete tutte le varie descrizioni, tutte le specifiche, tutto in modo approfondito. Questo video serviva solamente per farvi conoscere il prodotto, farvi una panoramica generale. Per tutto il resto andate sul link dove troverete, oltre che il link per acquistarlo, anche un codice di sconto. Spero di ottenerlo anche abbondante. Detto questo, non mi rimane che ringraziarvi come sempre di aver visto il video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace qua giù, cliccare sulla campanella per attivare le notifiche. Ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto.